Festa della Toscana edizione 2023, nel segno di Don Milani a 100 anni dalla nascita. I care, io mi interesso, e questo infatti il motto scelto per la giornata delle celebrazioni che il Consiglio regionale ha dedicato all'abolizione della pena di morte in Toscana, primo stato al mondo, decisa dal Granduca Pietro Leopoldo il 30 novembre 1786. Al Teatro Cinema della Compagnia Firenze si sono riuniti istituzioni, sindaci, studenti e, seduti sullo stesso palco, l'Arcivescovo di Firenze, il Rabbino Capo e l'Imam del capoluogo della Toscana. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte facendo violenza a chi ha fatto violenza. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Abbiamo voluto oggi che insieme a noi ci fossero il Rabbino Capo, ci fossero l'Imam di Firenze, il Cardinal Betori, perché la Toscana è una terra del dialogo, è la terra di Giorgio La Pira, la Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo. È un tempo difficile quello che viviamo, abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa, lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione, a chi ancora ha un'azienda che non si riapre, le famiglie sono in difficoltà, però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani, di non voltarsi mai dall'altra parte, di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte, per fare in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Quell'I care noi l'abbiamo voluto apporre poco tempo fa all'ingresso dell'aula consiliare. L'abbiamo voluto apporre proprio per mandare un messaggio ai consiglieri regionali, ma anche a tutti i cittadini e i cittadini, che quella è la via maestra, prendersi cura degli altri. Scelta quella di celebrare Don Milani all'interno della Festa della Toscana, che fa onore alla regione, ha commentato la presidente del Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Don Milani, Rosi Bindi. Perché in questo momento Don Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca alla quale lui apparteneva e una Toscana molto povera, sfruttata nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremmo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. Una figura, quella di Don Milani, tanto più attuale in un momento come questo, fatto di conflitti e di guerre, sottolineano nei loro interventi i rappresentanti delle comunità religiose. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Regione per aver scelto la figura di Don Milani come figura emblematica di questa festa nel centenario della sua nascita. È una figura, una persona che ha molto da insegnare a noi, sia nella promozione della dimensione umana della persona, della sua dignità attraverso la cultura, attraverso la parola e quindi la cultura. E poi persona che ha spinto sempre la responsabilità verso l'altro. L'I care, che viene ricordato anche nel titolo della festa, dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più umili. Personalmente per me e per la comunità che ho l'onore di rappresentare, essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante, è un grandissimo onore e partecipiamo perché la comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante
del tessuto della società toscana, e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti, ma che sia un elemento di crescita di tutta la società, è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale, quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. Oggi è una giornata molto importante, ricorda la sacralità della vita umana. La Toscana è stata la prima realtà, il primo Stato al mondo di abolire la pena di morte. E oggi, con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia, Ucraina, Palestina, Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana. E poi, ricordando anche la nascita di Don Milani, che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente, e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. I care è quel motto realmente, che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel panno dell'altro. Oggi abbiamo bisogno di questo. Celebreremo sempre con forza quella prima abolizione della pena di morte, ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Oggi la pena di morte esiste in due terzi del pianeta e quindi ci rendiamo conto come l'attualità di quello che fu per la prima volta in Toscana un atto di riconoscimento di diritti, dell'umanesimo, della persona umana che qualsiasi cosa abbia fatto potrà essere in carcere per tutta la vita, ma l'inviolabilità della vita umana è fondamentale, possiamo affermarlo e rivendicarlo in tutto il mondo come primato della nostra regione. Intorno a questo la festa della Toscana significa sempre il riconoscimento delle eccellenze, degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana, in un mondo che chiede diritti per la persona, chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo, costellato purtroppo sempre più da guerre, e quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace, e proprio stamani, in nome di Don Milani, avremo il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la pace, l'obiezione di coscienza, il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti, sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo. La scuola più bella che c'è, l'eredità di Don Milani. Questo è il titolo del libro di Francesco Nicolini, scritto con Sandra Gesualdi, vicepresidente della Fondazione Don Milani e figlia di Michele Gesualdi, uno dei ragazzi di Barbiana, allievi di Don Milani, e Luigi D'Elia. Il libro è stato presentato nella Sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso, nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della Toscana 2023. Presente la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, e gli autori del volume. Può insegnare molto, soprattutto se riusciamo a resistere alla tentazione di farne un santino, cosa che lui avrebbe detestato. Non gli sarebbe neanche piaciuto forse essere così celebrato in modo pomposo e istituzionale. Credo che la sua lezione più importante sia quella sull'importanza della conoscenza delle parole per la propria emancipazione, per l'esercizio del proprio ruolo di cittadini e cittadine, e poi il tema dell'obbedienza e della disobbedienza, cioè che cosa significhi l'obbedienza consapevole da parte di chi da un lato scrisse l'obbedienza non è più una virtù, ma dall'altro non disobbedì mai poi all'ordine al quale apparteneva, alla Chiesa, e accettò tutte le decisioni che vennero prese e che influirono così tanto sulla sua vita. Quindi una lezione importante, una sfida molto alta, credo che ai ragazzi incontrarlo piacerebbe, quindi sono benvenute tutte le occasioni per parlare di lui a loro. Ecco. Famosissima la sua sintesi che fare parti uguali tra persone diseguali non è democrazia e non è eguaglianza. È chiaro che lui, partendo da un'esperienza forte di disparità e di privilegio, si occupava degli ultimi e dei poveri, dei quali diceva che aveva molto più imparato
di quanto avesse loro insegnato. Credo che il tema della eguaglianza sostanziale, di cosa significhi il monito costituzionale della rimozione degli ostacoli all'eguaglianza, compito che la Repubblica si dovrebbe assumere e quindi tutte le istituzioni si dovrebbero assumere, sia un monito attualissimo ancora oggi, perché questo tratto, questa norma costituzionale è ben lontana dall'essere pienamente attuata. Nasce da uno spettacolo. Io 7-8 anni fa, con Luigi D'Elia, un attore col quale lavoro da molti anni, ho deciso di approfondire la figura di Don Milani. Mi ero innamorato in modo fulmineo di Lettera a una professoressa e ho deciso di farci uno spettacolo. Io ho fatto molti spettacoli, monologhi sulla vita di personaggi eccezionali e fu la volta di Don Milani. A distanza di anni poi lo spettacolo era a Milano, io ho fatto dei libri con Mondadori, il mio editor è venuto a vedere lo spettacolo, lo ha trovato molto bello e mi ha chiesto di trasformare lo spettacolo in una biografia ed è nato il libro. Doveva essere un libro leggibile per tutti, come erano leggibilissimi i libri, le lettere di Don Lorenzo Milani, per gli adulti, per i bambini, per i ragazzi, per chi non sa. Ed è proprio questo il grande punto di partenza di Don Milani, riuscire a coinvolgere tutti quelli che non hanno gli strumenti di informazione, consapevolezza e alfabetizzazione per dargli le parole per potersi difendere dai ricchi, dai potenti e da chi invece ha tutti i privilegi che purtroppo conosciamo. Tutti insieme si deve arrivare, non ha senso che arrivino i migliori lasciando indietro tutti gli altri, tutti insieme bisogna arrivare. Questo per me è e resta un fondamento della vita, di quando lavoro, di quando insegno. Io insegno poco, faccio laboratori di drammaturgia, però anche lì per me l'obiettivo è quello. Tutti devono arrivare a destinazione, insieme, ognuno col proprio passo. E poi c'è un'altra cosa che mi sta molto a cuore. Lui, Don Milani, era un nemico delle bandiere e delle nazioni, degli stati, non riusciva a comprendere le divisioni tra gli stati, le guerre tra gli stati, io diverso da te, questo per lui era incomprensibile e devo dire che io che sono stato obiettore di coscienza, che non ho voluto fare il militare, ne ho pagato le conseguenze, per me anche questo resta una cosa fondamentale. Non riesco a sentire la differenza delle bandiere degli stati al massimo, ma proprio al massimo per questioni sportive, ma non più di quello. Tutto il resto, i confini non esistono, se non quelli che abbiamo dentro le nostre teste, i nostri cuori, e quelli meglio eliminarli. In questi 6 mesi ho fatto tantissime presentazioni in giro per l'Italia e la cosa bella è che ho avuto testimonianze umanissime da parte di chiunque, dai ragazzini che lo hanno letto a scuola, agli adulti, agli anziani, ai maestri, per cui io mi auguro che chiunque ha voglia di scoprire qualcosa in più su Don Milani possa avere la voglia di aprirlo e credo che non farà male a nessuno leggerlo. Nasce dalla voglia di raccontare una storia profonda, rivoluzionaria, la rivoluzione non quella metaforica da magliette, ma la rivoluzione interiore, quella che fa scuotere le coscienze e quella che insegna a volare, e la rivoluzione che la scuola dovrebbe insegnare oggigiorno a ogni ragazzo e ogni ragazza di oggi. Quindi la storia di una scuola piccola piccola che ha fatto una rivoluzione grande grande, quella di insegnare ai ragazzi e alle ragazze a volare e quindi a raccontare, capire e affrontare il mondo con la propria testa senza aver paura di farlo. Io non l'ho conosciuto Don Milani perché era appena morto quando sono nata, però ho conosciuto mio babbo e mia mamma, anche lei allieva di Don Milani, una delle bambine di Barbiana, e ho conosciuto loro e, come dire, ho conosciuto questa voglia di cambiare il mondo se lo troviamo ingiusto. Ho, più che conoscere la figura di Don Lorenzo Milani, tanto celebrata quest'anno nel centenario, ho conosciuto la voglia di applicarlo, sostanziarlo, incarnarlo tutti i giorni, che tu faccia il sindacalista, la maestra o qualsiasi lavoro.
Se vedi un'ingiustizia, se ti accorgi di un'ingiustizia, non puoi rivolgerti dall'altra parte, devi avere sempre gli occhi sul mondo. Ecco, questo è il Don Milani che mi hanno fatto conoscere i miei genitori. Sentirsi sempre responsabili di tutto quello che accade dentro e fuori di sé e non girarsi dall'altra parte, come dicevo prima. L'insegnamento più grande è quello di sostanziare e praticare quello che dici. Spesso e volentieri c'è distaccamento fra la realtà e quello che uno promette, incarna, anche come dire, manifesta nelle intenzioni. Parlo di politica, parlo di scuola, parlo di istituzione. A volte c'è proprio il distaccamento fra quello che si dice e la realtà. Ecco, Don Lorenzo Milani, prima di tutto, fa seguire sempre all'azione, alla responsabilità le sue parole, quindi sentirsi responsabili anche del mondo marcio, anche del mondo che non va. Anche io sono responsabile e faccio di tutto per cambiarlo.